Amici, benvenuti a questa nuova diretta spontanea, una diretta intima, perché nasce proprio da un desiderio di condivisione di uno spazio molto, molto prezioso. Mi è rimasta impressa un'immagine di ieri sera al tramonto, quando sono andata a passeggiare al mare e non riuscivo più a tornare via, era così bello anche mentre arrivava la notte. E a un certo punto un airone ha attraversato il cielo che era già color indaco. E ho sentito dentro una commozione, una grandissima gioia di esistere. E in quel momento mi ha sorpreso molto, è come se fosse nata una realizzazione di sentirmi a volte come se la contemplazione, come se l'apparente non far nulla, non produrre, non essere utile, si fosse radicato dentro, come se questa società sempre di più ci facesse dimenticare il valore di questo contatto con l'infinito, di questa espansione, come se fosse molto più importante fare, appunto, che non essere. E in questo periodo in cui non so se è l'inverno, sono tante cose che sto interiorizzando, integrando, ma ho tanti nuovi progetti, come in qualche modo il mio solito, sono molto creativa, molto vulcanica, tante nuove cose da avviare, eppure è come se tutto fosse rallentato. Ho voglia di guardare il fuoco, chiacchierare dei massimi sistemi con gli amici, abbracciarci. E infatti la vita mi sta portando in questa direzione. Ma vorrei tornare un attimo a questo contrasto che forse molti di noi sentono rispetto a questa spinta, a questo quasi obbligo di fare, produrre, essere utili, lì sì che abbiamo uno scopo, e se invece siamo in uno spazio di bellezza, di profondità, di contemplazione, è come se fossimo inutili. Ecco, la mia esperienza ancora e ancora e ancora è proprio che più possiamo risiedere in quello spazio di vuoto, in quello spazio di espansione, più siamo utili a dei livelli incredibilmente importanti. Riappropriarci del valore di questa profondità. Ogni relazione che abbiamo a qualsiasi livello ci porta ad espanderci, questo è il vero ruolo di una relazione, ci porta a conoscerci meglio. E allora sarebbe bello chiederci che relazione abbiamo con l'infinito. Quanto spazio e quanto tempo dedichiamo a questa relazione. Questo è anche uno dei motivi per cui ho avviato, per chi vorrà, ci vediamo domani dal vivo, i cerchi di nutrire l'essere, proprio per coltivare questa relazione con l'infinito. A proposito di relazioni, di fuoco e di amici, forse alcuni di voi hanno già visto che ho pubblicato un nuovo evento a metà febbraio. Ci sarà un weekend di San Valentino molto alternativo per chi vorrà, dove potremo veramente lavorare in profondità sul principio maschile e sul principio femminile e soprattutto sul potere che hanno queste due energie dentro di noi, come le stiamo manifestando, come le stiamo integrando, quanto le conosciamo, sia appunto dentro di noi che in ogni relazione.
anche le più intime e le più infinite. Gli spazi di silenzio, la condivisione di questa profondità ci porta a sviluppare dentro di noi come delle particelle che tendono poi a riconnettersi con qualcosa di più elevato. È come se in realtà stiamo creando, siamo molto utili, ma a dei corpi più sottili. A quella frequenza materica che quando questo corpo non ci sarà più si ricongiungerà a quelle dimensioni più elevate. Quindi ogni spazio, ogni tempo dedicato a questo incontro con l'infinito, dedicato a questa contemplazione, a questa espansione dentro, è veramente un gran bel investimento. Se vogliamo rimanere nella modalità più utilitaristica di questo momento storico e allo stesso tempo riappropriarci di questa leggerezza, del fatto che siamo qui proprio per gioire di questo esserci, di gioire di un tramonto, di un uccello che vola e ti ricorda la frequenza che si ha quando si è leggeri e ci si lascia trasportare dal vento. Buon proseguimento di giornata!